Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, ben collegati e ben trovati dallo stadio Meazza per il derby di Milano, Inter contro Milan, a chiudere la 23esima giornata di campionato, una giornata di campionato che ha visto la Juventus cadere in quella che per i milanisti è una sorta di casa sfortunata, cioè la Fatal Verona ieri sera, e oggi la Lazio vincere a Parma con una classifica che ovviamente porta i biancocelesti a un passo dai bianconeri, e l'Inter attualmente a 3 punti dalla Juventus con una gara in meno, che può in caso di vittoria raggiungere al comando i bianconeri, in caso di pareggio accorciare di un punto il distacco, perdendo però il secondo posto che sarebbe a favore dei biancocelesti. Prossimi avversari dell'Inter, ma i conti si faranno dopo le 22:30, cioè dopo che si sarà giocata la stracittadina milanese con il signor Maresca di Napoli, coadiuvato da Peretti e Paganessi in campo e la penna quarto uomo, e dall'esperto Mazzoleni e Schenone al VAR. Squadre che stanno espletando le formalità di sempre con le assenze di casa Inter e i recuperi di casa Milan, vediamola così. Partiamo dagli ospiti, che schierano un 4-4-1-1 con Donnarumma tra i pali, Conti, Chiaer, Romagnoli e Teo Hernandez, i quattro della difesa, Castiglieco, Kessié, Bennacer e Ante Rebic, i quattro del centrocampo, con Çalhanoğlu a supporto di Ibrahimovic. La panchina di Stefano Pioli vede la presenza dei portieri Begovic e Antonio Donnarumma, poi Calabria, Buonaventura, Leao, Biglia, Musacchio, Paquetá, Gabbia, Selemaker e Laxalt. Foto di rito, il colpo d'occhio delle due curve che come sempre hanno lavorato i ragazzi da una parte e dall'altra per preparare una degna cornice all'ingresso in campo delle formazioni. Ma veniamo alla nostra formazione, che Conte deve predisporre senza lo squalificato Lautaro, senza lo squalificato Bastoni, e allora Padelli fra i pali, ancora una volta lui, non ha ancora recuperato Handanovic che è in panchina insieme al giovane Filip Stankovic. I tre difensori sono Godin, De Vrij e Skriniar, i due laterali Candreva e Ashley Young, il playmaker Brozzo, gli interni Vecino e Barella, la coppia d'attacco Sanchez, Lukaku, quindi la panca con Handanovic e Stankovic, Victor Moses, Sensi, Ranocchia, Samoa, Borca Valero, Eriksen parte dalla panchina, Esposito, Agumè, D'Ambrosio, Biraghi. Tutto pronto per il calcio d'inizio, si aspetta il fischio di Maresca, ha diretto 3 volte l'Inter in stagione, l'arbitro che ci ha diretto di più, è la 4ª direzione per il fischietto napoletano. Vittoria a Cagliari per 2-1, vittoria a Torino per 3-0, vittoria contro la Lazio per 1-0, questo è il bilancio delle sue 3 direzioni di gara. È iniziato il derby, forza ragazzi, subito palla lunga a cercare Romagnoli, la testa è quella di Skriniar che mette in out, l'osservato speciale è Zlatan Ibrahimovic, che sarà da vedere con De Vrij, Skriniar e Godin, con Rebic e Castiglieco che agiscono sull'esterno, è una sorta di 4-2-3-1 mascherato da 4-4-1-1, in realtà il modulo è quello. Chiaer, il danese arrivato dall'Atalanta, non si è trovato negli schemi di Gasperini, forse predilige la difesa 4 e non quella 3. Intanto palla in out per una chiusura di Ashley Young, il tocco Çalhanoğlu, Ibrahimovic protegge, smista sul laterale per la corsa di Teo Hernandez, interessante la stagione del francese, palla dentro, che sì, il suo tiro rimpallato, poi Castiglieco recupera, parte attaccando il Milan, cerca forse di sorprenderci Castiglieco, cerca il cross, che sì, ancora lo spagnolo, palla esterna per Conti, Castiglieco, il taglio dentro, Ibrahimovic anticipa Godin con la palla che termina altissima, però si coordina bene, vedete che tiene lontano Godin con un braccio
e mette il pallone alto, ma prima conclusione verso la porta. Ashley, Barella, contrastato regolarmente, recuperiamo con Brozzo, Sanchez, Lukaku di spallata, prova a servire esterno, Teo Hernandez intercetta, Rebic, parte il Milan veloce con Hernandez, Rebic entra in area, guadagna il fondo, lo chiude Brozzo ed è il primo corner della gara per gli ospiti. Partenza feroce del Milan che è molto aggressivo, d'altra parte devono metterla sul ritmo. Gli ex della partita ce ne sono, certo, perché l'allenatore è stato nostro allenatore, Ibrahimovic, è stato qualche gioia con i nostri colori, tanto per citarne due. Parte il corner, palla dentro per Hernandez, rimpallato, Sanchez prova a arrivare, arriva veloce su quel pallone, lo protegge, mette in movimento Barella che non riesce a tenere viva una palla difficile da andare a gestire. Piove a Milano, serata fredda, umida. Siamo passati da giornate tiepide col sole a una giornata oggi di clima tipicamente invernale. Teo Hernandez attaccato, lo chiude il Vecchio in out. Eccolo qua Stefano Pioli, primo piano per lui. Si parlava degli ex, poi ci sono i compagni di squadra. Intanto recuperiamo palla alta con Vecino che si accorcia e allontana, poi Romagnoli, Teo Hernandez, Murato da Candreva. Croati, compagni di nazionale, Brozovic e Rebic. Hernandez mette Teo sulla maglietta. Dicevamo che sta facendo una grande stagione, in campo è il capocannoniere con 5 gol. Candreva cerca Lukaku, svirgola, Chiaer allontana, Ibrahimovic protegge, colpo di tacco, cerca il dai e vai con Çalhanoğlu, la chiusura di Brozovic fa giocare, si giochi, dice Maresca. E allora ripartiamo con Skriniar, Brozzo, Skriniar esterno per Ashley con Castiglieco che va in disturbo, allora ancora palla per Skriniar, tac, eccolo qua che porta sul pallone, stadio esaurito, 75-76 mila, record in casso, colpo d'occhio da grandi serate di calcio. Bella la verticale, buono il pallone del Nino per il Vecchio, ancora Sanchez che allarga per Candreva, andiamo a picchiarla dentro, parte il cross, Lukaku anticipato da Romagnoli con la palla che va in out per una rimessa affidata a Core de Roma. Candreva guarda e appoggia all'indietro per Godin, chiama il giro palla orizzontale, Barella, lui appoggia all'indietro, De Vrij, Skriniar. Milan aggressivo, abbiamo detto, una partenza feroce, qua c'è l'errore di Skriniar con Ante Rebic che ruba palla, attenzione, pericolo, arriva al limite Ibrahimovic, il taglio dentro perché sì, con il blocco della coppia Brozovic-De Vrij per l'uscita di Padelli, si trasforma in assist. Tanto vediamo Steven Zacco Zanetti e con i due amministratori Marotta e Antonello, Inter che gioca con una patch speciale dedicata alla grave forma che sta toccando non soltanto la Cina ma ormai tutto il mondo, e allora l'impegno della società anche in termini di comunicazione. Qua c'è un fallo, ma andiamo in Canada con Sanchez, Brozzo, Sanchez, balla là in mezzo, mette in corsia per il Vecchio, chiama la palla Lukaku, chiude bene in questo caso Bennacer con le mani Vecino, subito per Candreva, cambia lungo 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 cercando Ashley, controlla, accanto a lui c'è Barella, palla un po' lunga, lo anticipa che sì, l'arbitro gli dice alzati, non ti ha fatto niente, ci sarebbero gli estremi della simulazione. Ashley dentro per Sanchez, fuori gioco del Nino, fuori gioco del Nino, così dice quantomeno, così dice quantomeno Maresca. Rivediamola la palla, eh sì, di poco non c'era, di poco ma c'era. Rivediamo intanto qua la simulazione di Chessy con Maresca che lo guarda brutto brutto. Donnarumma che fa ripartire l'azione con questo calcio di rinvio, sesto minuto, 0-0. Milan ovviamente guarda la sua classifica che è quella che porta a un eventuale ritorno, tanto
duello tra Ibrahimovic e Skriniar con un grande recupero, poi Castiglieco entra in area, il cross a rimorchio, Vessino allontana, che sì, attacca i rossoneri, palla dentro per Çalhanoğlu, palla dentro, il tiro rimpallato, il tiro di Rebic, ma pericolosa questa transizione e questa palla dentro di Çalhanoğlu. E allora ancora dentro a cercare Castiglieco, colpo di testa per Çalhanoğlu, è partito bene la squadra di Pioli, cross al centro, la testa di De Vrij che si recupera al limite, palla larga per Teo Hernandez, Rebic, ancora Hernandez, non lo seguono, va dentro, pericolo, allontana la nostra difesa, poi ancora Rebic, contro cross, e calcia via il pallone, si arrabbia Candreva con Vessino, fa giocare Bennacer, attaccato all'indietro il pallone, in difficoltà Chiaer, riesce a tener viva palla Hernandez, Chiaer si è dimenticato completamente Vessino di seguire Rebic che è andato dentro in maniera insidiosa, Chiaer può avanzare, Inter che si abbassa con i suoi effettivi, stiamo aspettando, non facciamo pressi nelle loro tre quarti, vogliamo avere campo aperto, probabilmente questa è in fase di non possesso, urla Pioli dalla panca, Teo Hernandez, palla indietro per Chiaer, Palermo per lui, poi bel giro d'Europa, attenzione a questa palla che viene fatta girare da Çalhanoğlu per Hernandez, il cross a cercare Ibrahimovic, pericolose le traiettorie del francese, poi Barella in vantaggio su Castiglieco, vince l'uno contro uno, poi resiste, perde palla, l'arbitro fa giocare, reclamiamo un fallo che non c'è, Çalhanoğlu carica al destro, il suo tiro, palo, 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 palo di Çalhanoğlu, occasione da gol per il Milan, colpisce il palo con un diagonale su cui Padelli non era arrivato, rivediamo intanto il motivo per cui ha reclamato Barella, ma non è stato di questo avviso Maresca, vedete il tiro angolato, palo e poi pallone recuperato dalla nostra difesa, Skriniar, buona la partenza del Milan, attenzione, Candreva di testa, la mette per il Vecio, protegge questo pallone, indietro ancora per Candreva, parte in dribbling e c'è l'intervento di Rebic, poi De Vrij, Godin attaccato immediatamente da Çalhanoğlu, all'indietro allora per Padelli che allarga per Skriniar e ripartiamo, calma dice Conte, è un Inter un po' sorpresa da questa baldanza del Milan che è andato per due volte al tiro e con una di queste ha sfiorato il gol con il palo colpito a Padelli battuto da Çalhanoğlu, Candreva cambia lungo lungo cercando Castiglieco che è in vantaggio su Ashley Young, il colpo di testa dello spagnolo, palla difficile da gestire, poi la va a recuperare Barella, Skriniar, ripartiamo, Çalhanoğlu su Brozovic quasi a uomo, questa è la mossa di Pioli per non farci sviluppare manovra, Godin proprio a uomo, gli sta attaccato fisicamente, è lì però gli sta attaccato, ma poi quando ha preso palla l'occasione da gol l'ha costruita lui, Ashley attaccato da Castiglieco, Skriniar prova il cambio di gioco lungo su Candreva, viene Rebic in pressione, Corriere di Roma viene per linee interne, vediamo cosa cerca di fare, palla esterna per il Vecio che può andare al cross calibrato, pallone dentro, il colpo di testa di Chiaia a allontanare Castiglieco un po' in difficoltà, Brozovic che sì, riesce a recuperare una palla vagante, poi Conti, Donnarumma all'indietro, calcia lungo il pallone nella zona di Skriniar, Brozo e ripartiamo, De Vrij chiama la palla, Brozovic dice datela a me quella palla, ma c'ha l'uomo sempre addosso con Conte che gli sta dando indicazioni, e d'altra parte si fa attaccare ma devono salire gli altri, Ashley se ne va, scappa veloce lungo il fondo, l'intervento di Chiaer ci dà il primo corner della gara,
rivediamo ancora una volta dopo il primo piano il tiro con cui Hakan Çalhanoğlu cerca l'angolo e trova per fortuna il palo esterno. Corner per noi, ci va Brozzo a battere. Tutto è pronto, anzi Sanchez, palla dentro, mischione, attenzione in due tempi Donnarumma con una palla rimasta lì dentro l'area piccola, riesce a recuperare Teo Hernandez, scappa veloce, la rapidità del francese, arriva dal Real Madrid, l'anno scorso giocava però nel Real Sociedad, palla chiusa in out, sarà rimessa a favore, intanto rivediamo la girata di De Vrij, palla che rimane strozzata e poi su Conti riesce a intervenire Skriniar, riesce su Skriniar a intervenire Conti, scusate Romagnoli, palla all'indietro per Chiaer, che sì, Donnarumma, non sa che fare con quel pallone, lo allarga per Romagnoli, colpo di testa, colpo di testa Godin e ripartiamo, Vessino, vai con quella palla, eri solo, e allora recupera ancora una volta Donnarumma, pronto a far ripartire l'azione con una battuta esterna per numero 12 Andrea Conti, che avanza Çalhanoğlu, è lunga ma c'è Ibrahimovic che controlla e smista lateralmente per Teo Hernandez, attaccano molto dalla sinistra, Ibra, attenzione, cerca il dai e vai con Çalhanoğlu, prova ad entrare, la chiusura di Barella, Padelli, il controllo di Bennacer con un braccio, calcio di punizione per noi, calma ragazzi, facciamoli sfogare i primi 15 minuti, 13 e 30 se ne sono andati, poi prendiamo in mano il match che un Milan così mi innervosisce. Palla che viene giocata da Skriniar, Ashley, Skriniar, attenzione, palla lunga per Candreva, con il colpo di testa all'indietro serve Godin che prova a cercare il corridoio, sbaglia la giocata, allora Bennacer, Çalhanoğlu, Bennacer, che sì, Sanchez gli porta via palla, poi subisce forse un'irregolarità dall'ivoriano, fa giocare Maresca, sta facendo giocare molto il fischietto napoletano, anche Rebic si allarga, Hernandez tocca però all'indietro per Romagnoli, capitano del Milan, capitani che prima della partita hanno ricevuto un omaggio dai ragazzini dei campionati giovanili della Junior Team Cup, l'iniziativa della Lega che favorisce il calcio degli oratori. Palla che viene giocata da Chiaira all'indietro per Gigio Donnarumma, se n'è andato Pepe Reina, è arrivato dal Karabakh Asmir Begovic e è lui il secondo con Antonio Donnarumma, il fratello maggiore, che fa il terzo portiere. Bennacer, Milan che manovra, Teo Hernandez, sale Candreva, scivola ma riesce a toccare all'indietro per Romagnoli. Chiaer, possesso palla è nettamente a favore del Milan in questo inizio di gara, anche se sta andando verso l'equilibrio. Teo Hernandez prova ad andare da solo, chiuso, Rebic, palla morbida a cercare Çalhanoğlu, recupera che sia al limite, ancora Hernandez all'indietro per Kessi, all'indietro per Chiaer, Kessi centralmente per Bennacer, ex giocatore dell'Empoli, serve Rebic che parte con un dribbling, salta il suo compagno nazionale Brozovic, allarga per Castiglieco, cerca di andare al cross, attenzione, palla fuori per Rebic, vede la porta, il tiro murato, poi ancora Rebic, ancora il tiro fuori, però li lasciamo tirare, non bene, non bene questa conclusione al quarto d'ora di Rebic che trova una respinta, si era generata l'opportunità di andare al tiro, poi sulla replica svirgola in malo modo e ripartiamo da Barella, chiuso, deve tornare indietro De Vrij, Skriniar, Padelli, non siamo, non
sempre un po' in sofferenza nel cercare di venire fuori su un pressing portato alto dalla squadra di Stefano Pioli. Godin, Padelli, Brozovic è bloccato da Çalhanoğlu. Non è una novità che mettano qualcuno a uomo su Brozovic, però bisogna trovare dei canali alternativi. Vessino cerca il corridoio per Romelu, controlla, prova ad andarsene, allarga per Candreva, uno contro uno con Teo Hernandez, il cross troppo profondo, Donnarumma ringrazia e si riparte con il rilancio che sarà affidato al portiere Campano, che con le mani appoggia al vicino Simon Kjaer. Conti, palla in avanti, Skriniar recupera con Vessino, Skriniar chiama la palla a Lukaku, il servizio per Candreva, uomo che arriva da dietro, tenta il tiro, intercetta Sanchez, prova ad andare a sua volta al tiro, guadagna un calcio d'angolo per la deviazione di Kjaer. Secondo tiro dalla bandierina, vede che intercetta la traiettoria, poi gomito attaccato al corpo del danese. Eccolo qua, pareggio danese, tac, arriva il principe di Danimarca, è pronto il Nino a battere dalla bandierina. Romero aspetta a centro area, primo palo, cerca questo schema, e allora corner ancora, numero 3. Urla Ibrahimovic in campo con il direttore di gara, tutto è pronto, palla ben calciata, colpo di testa di Godin, palla che esce di un baffo con Donnarumma un po' in ritardo. Vedete che angola il colpo, è un po' in ritardo Donnarumma, ma palla fuori di un nulla al minuto 18, e allora possono ripartire gli ospiti con il rilancio. Rivediamo il colpo di testa perfetto su Andrea Conti di Diego Godin, palla che sfiora, proprio lambisce il palo. Allora non la giocano e calcio a lungo, palla in zona Ibrahimovic, troppo alta, Castiglieco riesce il terzo tempo, poi Godin, palla che si impenna, Ibra contrastato da Barella, sbaglia l'appoggio per Vessino, intercetta Rebic che gestisce questo pallone, tocca l'indietro, poi dà una gomitata a Vessino che si prende un colpo in piena faccia dal croato. Vediamo, l'arbitro non dà sanzioni particolari, ma vedete che gli dà una smanacciata, gli dà una smanacciata in faccia. Vessino va giù, giusto il calcio di punizione, giusto non ammonire perché non ha dato un colpo, ma semplicemente e allora si riparte dopo l'intervento di Junior e del dottor Corsini. Intanto Conte ne approfitta per dare indicazioni a Godin, in realtà non è Conte, Paolo Vanoli che sta dando indicazioni allo sceriffo Godin per cercare di gestire al meglio queste uscite, palla al piede, ma anche nella fase di non possesso. Intanto è pronto a rientrare il Vecchio, Inter che ritorna in parità numerica. C'è Ashley Young tutto solo, ma deve avere un lancio di 70 metri per far arrivare il pallone dal vertice alto di destra sulla corsia opposta. Skriniar, Brozzo, allarga per Ashley, deve tornare indietro, non ce la fa. E il pressing del Milan ci mette un po' in difficoltà. Sarà contento onestamente Pioli di come stanno gestendo e approcciando la gara i suoi. Persona per bene Stefano Pioli. Ovviamente abbiamo sempre fatto, dopo che è stato dall'Inter, tanti in bocca al lupo per le sue performance professionali. Quando l'abbiamo incontrato una volta arrivato al Milan, la metto a me, insomma, dirti ti auguro di far bene, no, qua no. Attenzione Teo Hernandez, palla limite per Kessié, Bennacer attaccato, Hernandez, c'è Caldaie, vai con Çalhanoğlu, protegge, palla larga per Conti, Castiglieco uno contro uno con Ashley Young, cerca di saltarlo, guadagna il fondo, cross calibrato,
la testa di Candreva che allontana, poi il tentativo di Rebic, sporco, palla che si impenna, arriva Padelli che calcia via un pallone, poi c'è una palla persa da Sanchez, recuperata da Castiglieco. Milan che non molle, guadagna ancora un calcio d'angolo. È un buon Milan, non è una buona Inter, possiamo dirla così. È un Inter che non riesce a prendere il match in mano. Milan che invece sta rendendo difficile il fatto che non si possa prendere un match in mano. Equilibrio nel possesso palla adesso, poco di più Milan, ma fino a poco fa era poco di più Inter. Il corner battuto con la presa sicura di Padellao che recupera la sfera e fa ripartire con le mani Skriniar. Cerchiamo di uscire con palla giocata. Brozzo, Ashley, lo attaccano subito. Allora ancora Brozzo, questa volta veniamo su col pallone portato avanti, si allarga subito il pressing di Rebic sulla linea di passaggio. Godin costretto al retropassaggio, s'arrabbia Conte, non riusciamo a venire fuori. Milan aggressivo, Inter un po' in difficoltà. Skriniar, Padelli, allora la butta lunga, non troppo però, la testa di Conti, poi Çalhanoğlu, Castiglieco, fuori gioco di rientro dello spagnolo, calcio di punizione per noi, eccola qua la bandierina di Paganessi che segnala la posizione irregolare del numero 7 rossonero, eccolo qua Samuel Castiglieco, 25 anni per lo spagnolo, arrivato dal Villarreal due stagioni or sono. Skriniar, ci chiudono linee di passaggio, chiude messa benissimo il Milan, qua deve inventare qualcosa il mister. Godin manda vuoto Rebic, Candreva, palla in lungolinea per Lukaku, protegge, si deve girare, contrastato da Romagnoli, ha messo la freccia, se ne va il gigante, entra in area Lukaku, il cross a rimorchio, Vecino, il miracolo di Donnarumma, mamma mia, la grandissima azione di Lukaku, il velo Vecino, e c'è la grande parata occasionissima da gol per i ragazzi al 24esimo. Con Vecino si oppone Donnarumma, ma questa era una palla con scritto spingimi. Si dispera Lukaku, si era bevuto Romagnoli, ma proprio così, come un analcolico all'happy hour. Sanchez chiama lo schema con Candreva, gliela rende, finta contro finta, cross teso, palla fuori, Brozzo alta, peccato. Anche Mancini con Gianluca Vialli accanto a lui, pizzicati in tribuna. C'è un Koeman alle spalle. È una partita che affascina e attira tanti, tanti tifosi, tanti addetti ai lavori, tanti personaggi famosi. Mentre il Milan manda a scaldare tre giocatori addirittura, eccoli qua. Chissà qual è il motivo, se Pioli vuole cambiare qualcosa o semplicemente un warm up precauzionale per non tenerli fermi. Mi sembra che lo facesse anche da noi, che li faceva a rotazione muovere un po' tutti. Rilancio di Donnarumma intanto, dopo che è stato grande protagonista nell'azione di poco fa. Ibrahimovic di muscolo, Vecino vince il duello con lo svedese, che poi tocca questo pallone su Kessi. Teo Hernandez, ancora Kessi, la butta lunga, il colpo di tacco di Rebic per Ibrahimovic con Candreva che lo chiude in out. È rimessa con le mani per loro, con Conte che invita a stare stretti e corti. Benasser, Teo Hernandez, ah, non si avvede Lukaku che la palla gli era passata dietro, lui guardava il passaggio in avanti. Palla al limite, Godin, recupera Vecino, Romagnoli, ancora al Vecio, palla per Candreva, deve cambiare pallone in zona Barella, Castiglieco rapido interviene, recupera palla, stiamo fermi ad aspettare. Ibrahimovic, Castiglieco ancora, scatenato lo spagnolo che cambia fascia, attacca con la collaborazione di Teo Hernandez, servito per andare al cross, palla dentro, Ibra, manca l'impatto, Benasser al limite, tocca un pallone per Çalhanoğlu, troppo profondo,
non ci può arrivare il turco e allora sarà rimessa per noi. Milan che quando attacca ti dà la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso, altrettanto ma solo ultimamente stiamo iniziando a far noi. Ashley con le mani, palla per il Nino, si libera bene, protegge questo pallone, poi viene murato, palla vagante, Chiara in vantaggio su Barella, pallone che prova a gestire Ibrahimovic, raddoppiato, recupera Rebic, allarga, c'è la Noglu, il tiro murato, deve evitare il calcio d'angolo ma non ce la fa Candreva. Terzo corner per il Milan che quando attacca lo fa con queste folate sempre velenose, ma vediamo il tiro deviato da De Vrij in calcio d'angolo. Ci va Çalhanoğlu dalla bandierina, Padelli in dialo, Castiglieco accanto per lo scambio, Candreva è lì vicino, si allontana Castiglieco, parte il cross, secondo palo che si anticipato dal colpo di testa di Skriniar nel corner numero 4 per il Milan. A destra batte Castiglieco, vediamo se batte col mancino per una palla entrare o con il destro. Skriniar su Ibrahimovic, intanto questa è la coppia in marcatura preparata da Conte. Castiglieco col mancino, quindi vuole sempre palla entrare Pioli. Scambia corto con Çalhanoğlu, cross, palla dentro, il colpo di testa di Lukaku che prolunga una traiettoria con la palla che va in out, rimessa con le mani, con Conte che sta urlando di tutto ai ragazzi mentre continua a venire giù una leggera e sottile pioggia, fastidioso. Con le mani Theo Hernandez, palla dentro l'area, colpo di testa di Godin. Hernandez la tiene in campo, cerca il dai e vai con Rebic, palla al limite perché sì, fa correre per Çalhanoğlu, la veloce per Ibra, non passa per fortuna per la chiusura di De Vrij. Saliamo con Chiaer che cambia tutto cercando Theo Hernandez, Candreva calcia via un pallone su cui Romagnoli in vantaggio, Hernandez recupera, palla al limite per Rebic, colpo di tacco per Hernandez, c'è il calcio di punizione per il fallo un po' ingenuo di Candreva da lì. Punizione per il Milan. Rivediamo, da qua non si vede molto. Colpo di tacco, vedete che lo prende per la maglietta e Theo Hernandez stava scappando via. A protestare Barella dicendo qualcosa a Maresca. Calcio di punizione con l'opzione a entrare e uscire, Çalhanoğlu col destro, palla che andrebbe verso la porta di Padelli, il mancino di Castiglieco, palla a cercare la testa di una delle torri, salgono anche i difensori centrali Chiaer e Romagnoli mentre rimane in copertura il solo con Andrea Conti. Si allontana Castiglieco, quindi sarà Çalhanoğlu con una palla verso la porta di Padelli. Messi in linea i nostri dentro l'area di rigore, fischia Maresca, parte Çalhanoğlu, il colpo di testa è quello di Brozzo che rimpalla la traiettoria lungo il percorso, non ha calciato bene questa palla il numero 10 il rossonero, mentre Conte continua a dare indicazioni ai ragazzi. Stiamo facendo fatica, la partita la sta facendo il Milan, sta crescendo il loro possesso palla. Intanto buono movimento di Çalhanoğlu, Rebic chiude Brozzo, rimpallato dal suo compagno di nazionale, palla a fondo campo con Padelli pronto a far ripartire l'azione. Subito là gli dice De Vrij, ma lui aspetta che si posizionino tutti, la tocca, non era dentro l'area piccola, ok, adesso va bene, subito sale Çalhanoğlu. E scala che sì, marcatura di Brozovic, qua veniamo fuori finalmente con una palla buona ma sbaglia Ashley con Bennacer che intercetta che sì, non veniamo fuori, non bene ragazzi. E allora Castiglieco, Conti all'indietro per Chiaer,
tocca su Kessié, Bennacer si allarga sulla laterale, Teo Hernandez, palla difficile ma la tiene viva, la tocca su Rebic che porta la palla direttamente in out, il tocco ultimo del numero 18 rossonero con mister che si agita in panchina, altrettanto fa Pioli inquadrato. Dicevo, un Pioli che per ora sta tatticamente vincendo la partita, nel senso che ha preparato una gara che non ci sta facendo giocare, anche se però la palla gol più limpida l'abbiamo generata noi. Qua prova ad andare Lukaku, attenzione, c'è una grande chiusura di Romagnoli, Castiglieco, Çalhanoğlu, Castiglieco, e riparte il Milan, che sì, Castiglieco, palla esterna per Romagnoli, attaccato da Sanchez, Teo Hernandez, Candreva su di lui, Rebic con Godin che lo tampona, si libera il croato portando però la palla fuori, dice di no l'assistente qua, allora Brozovic sbaglia la giocata, attenzione Çalhanoğlu, superiorità per loro, arriva al limite dell'area, entra in area, doppia finta, il suo tiro, muro di De Vrij, ma pericoloso questo giro palla, pressato, ha giocato via il pallone, non con qualità, non pulita. Palla giocata da Castiglieco, adesso c'è Çalhanoğlu a destra con Castiglieco in posizione di seconda punta, palla lunga, Ibrahimovic esce fuori a gestire questo pallone, si ferma, si gira, cerca il dai e vai con un compagno, fallo di Rebic su Barella che aveva recuperato questo pallone, calcio di punizione che possiamo andare a battere con Brozzo. Vanoli si sta sbracciando perché non fanno qualcosa in campo che è stato preparato, sta insistendo in maniera vivacissima Paolo Vanoli, palla per Vessino, Brozzo può giocare la palla alla sua maniera, il Vecio, Candreva, palla morbida a cercare Lukaku, l'appoggio larga per Vessino che va al cross disturbato al momento della battuta dal numero 19 Teo Hernandez, sbaglia la traiettoria, palla in out, sarà rimessa da fondo per Donnarumma, rivediamolo che no, colpisce male anche senza il disturbo, palla per Frank Kessié, allarga per Conti, Chiaer, pallone che viene giostrato da Bennacer, Donnarumma la calcia lunga nella zona in cui Ibrahimovic va in terzo tempo saltando su Skriniar, ma colpo di testa dello svedese manda la palla in out, già rimessa in gioco Skriniar, De Vrij, pallone giocato da Godin per Candreva, Candreva ancora per Godin e loro ci attaccano, ci coprono le linee di passaggio, questo pressing, poi c'è anche un po' di complicità in una nostra difficoltà, vedete che perdiamo palla sistematicamente nel venir fuori puliti come manovra, ed è un Milan che sta facendo gara, 55-45 possesso palla per loro, la palla ce l'hanno loro e quando dobbiamo provare a ripartire non ce la facciamo. Conti, Chiaer, palla per Bennacer, lunga a cercare Rebic, la testa di Godin, Teo Hernandez è il più rapido, Ibrahimovic gira il pallone su Kessié, avanza Castiglieco, sovrapposizione di Conti, Castiglieco la mette dentro per Çalhanoğlu, fuori per Kessié, murato il suo tiro dal corpo di Brozovic, però è Castiglieco ancora che recupera questo pallone, lo tocca all'indietro per Chiaer, ancora Castiglieco, avanza, converge, cerca il taglio per Rebic, precisa la giocata dello spagnolo, si ripartirà con una rimessa affidata a Padelli quando i minuti sono 36 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Inter e Milan, Milan che ci sta rendendo difficile la gara, ma le gare durano 90 minuti, calma ragazzi. Ashley cerca Lukaku,
controlla, gestisce il pallone, esce Bennacer in mezzo a tutti recuperando, poi Ibrahimovic avanza, arriva al limite dell'area, cerca il dai e vai pericoloso, il cross al centro spiattona via Skriniar, una palla velenosa dopo questo dai e vai dentro l'area di Ibrahimovic con Ante Rebic con le mani. La rimessa di Teo Hernandez per capitan romagnoli Chiaer, palla lunga lunga a cercare Castiglieco, lo anticipa Ashley Young, poi Barella uno contro uno con Kessi, c'è il fallo di Kessi, c'è l'ammonizione, vediamo, no, gli ha preso secco la caviglia, è andato giù Barella, vediamo il contatto, piede, gli ha preso il piede, gli ha preso il piede, non è da ammonizione, è giusta la sanzione, fa anche rima, tutti contenti. No, possiamo dire adesso sono cambiati, c'è l'Axalta, il warm up, c'è Paquetà, quindi manda a scaldarsi tutti Pioli con Skriniar che sta urlando un po', e quelle, le urla di Skriniar sono niente in confronto a quelle che porterà Conte durante l'intervallo, perché sta urlando da tutta i primi 37 minuti, sta chiedendo di fare delle cose, lui, Vanoli a turno vanno a dare voce alta per chiedere di fare determinati movimenti che non vengono fatti. È merito del Milan, però mi sento di dirlo, perché il Milan sta chiudendo bene tutte le linee di passaggio e quando provano ad attaccarci ci mettono in difficoltà. Palla lunga di De Vrij a cercare Sanchez sulla seconda palla, arriva il Vecchio, qua dobbiamo andare veloce però dentro con Candreva, Vessino lo attacca Bennacer, palla ancora per Candreva, il cross è troppo profondo per Lukaku, non era male l'idea ma Donnarumma esce facile. Pallone largo per Conti, Chiaer, palla lunga, Skriniar in vantaggio, Conti prova a buttarla in zona Ibrahimovic, controlla, cerca Rebic, intervento in spaccata di De Vrij, ma arriva Çalhanoğlu che pretende una giocata molto ambiziosa, voleva metterla di prima intenzione per Ante Rebic. È innegabile che Pioli abbia trovato la quadratura in questa squadra che in precedenza non aveva una identità ben definita, 4-4-2 tradizionale o 4-2-3-1 a seconda di come, con Castiglieco e Rebic a giocare larghi e una mezza punta a giocare a supporto di Ibrahimovic. Tanto ancora una volta perdiamo palla, non è una bella Inter ragazzi. Teo Hernandez, Castiglieco, palla dentro a cercare Ibrahimovic che commette fallo, pallone dentro, c'è il tiro, c'è il gol del Milan, regolare, regolare, gol del Milan, gol di Rebic, dato valido, reclamano dei falli i nostri, ma il Milan è in vantaggio. Milan in vantaggio in maniera un po' rocambolesca, possiamo dirlo, ma al minuto 40, rivediamolo, il pallone dentro, qua c'è un fallo di Ibrahimovic, poi l'uscita un po' incerta di Padelli, direi abbastanza incerta, e poi Rebic la mette dentro sotto misura, non c'è neanche tanto bisogno di andare al VAR. Milan sopra di un gol con Ibrahimovic che l'allarga, Padelli che va fuori tempo e Rebic, rivediamo Ibra che stacca di testa appoggiandosi leggermente ma di fatto anticipa Godin, allarga un pallone per Rebic, sta aspettando l'ok Maresca, ma in realtà io pensavo che ci fossero state delle spinte, ma poi rivedendola a velocità e rivedendo il replay ci siamo resi conto che in realtà il Milan concretizza questo predominio nel primo tempo con un gol del vantaggio che dobbiamo dire meritato, perché sta facendo tutto loro e noi non siamo l'Inter abituati, che siamo abituati a vedere. Ripartono ancora loro con Rebic, entra in area, pericoloso, gioco di gambe, De Vrij protegge l'uscita di Padelli che
poteva arrivare meglio su quel pallone, mannaggia. Candreva, Godin, palla di De Vrij per Skriniar. Ashley avanza lungo la linea, prova a saltare Conti, non ci riesce. Lomura che sì, e ripartono loro con Bennacer. Palla lunga a cercare Ibrahimovic, il colpo di testa, poi Godin, palla recuperata da Çalhanoğlu, riparte il Milan che recupera la zona della metà campo, è decisamente in mano loro. Poi l'errore di Çalhanoğlu, rimpallato. Bennacer recupera la sfera, scambia con Teo Hernandez. Çalhanoğlu, Inter 0 Milan 1. Conti avanza, palla larga per Castiglieco. Chiaer, Romagnoli. Abbiamo avuto una palla gol con Vessino, bravo Donnarumma, anche se la conclusione del Vecchio sta un po' centrale. Teo Hernandez all'indietro per Romagnoli, lo attacca Lukaku, allora all'indietro per Donnarumma che allarga il pallone per Chiaer. Più esterno c'è Conti che riceve. Ashley Young un po' timido in pressing, allora il recupero di Barella. Young, fallo di Conti su di lui, punizione per noi. Salgono Godin e Skriniar. Chi rimane qua dietro? Godin, Skriniar, De Vrij, salgono tutti, rimangono Ashley Young e Barella. Con Nebrozo Vatere questo calcio di punizione, cerchiamo di riprenderci subito il pareggio. Dai ragazzi, Maresca mette Castiglieco a distanza adeguata e Brozzo è pronto a battere il calcio di punizione. Vediamo le raccomandazioni del fischietto campano all'interno dell'area di rigore. Parte Brozzo, cerca direttamente la porta, ci deve mettere il manone Donnarumma per darci il quinto corner della gara di questo primo tempo. Gli era uscita male la battuta a Brozzo e di fatto era diventato un tiro in porta, quindi attenzione, due palloni in campo qua. Aspetta, deve andare un ball boy a prenderlo. Allora abbiamo le ragazze delle nostre giovanili femminili che vanno a prenderlo, adesso si può giocare. Sanchez cerca il palo dentro e ancora calcio d'angolo, perché ci mette un piede Ibrahimovic che capisce che aveva cercato di sorprendere tutti su quel palo il Nino. E allora ancora palla battuta dentro, che si allontana, palla che si impenna. Ashley è troppo alta per tutti, Donnarumma recupera. 30 secondi alla fine, ci sarà forse un minutino di recupero con il Milan in vantaggio per una rete a zero per il gol di Ante Rebic, quarto gol in campionato. Aveva fatto due gol con l'Udinese e uno col Brescia. Castiglieco fa giro, palla lungo, palla che arriva a destinazione. Rebic, Çalhanoğlu, attenzione, palla per Teo Hernandez, il cross al centro. De Vrij si imbufalisce perché vengono dentro con troppa facilità. Vengono dentro con troppa facilità. Un minuto di recupero. Palla in possesso del Milan però. Vengono dentro, scuote la testa il mister che avrà cose da dire nell'intervallo. Tutto è pronto per la battuta. Castiglieco ha l'opzione scambio corto con Çalhanoğlu. Si allontana il turco e allora lo spagnolo parte con la traiettoria, palla dentro, che sì, il colpo di testa di Ibrahimovic, 2-0. Il colpo di testa di Ibrahimovic al minuto 46 e porta il Milan sul 2-0. Un pallone spizzato, mancato, vediamo, lo mancano tutti, lui si trova tutto solo. E Skriniar se l'era perso, Skriniar era stato un passo avanti, lui era rimasto fermo, la palla è arrivata lì da lui,
e di testa sotto misura ha messo dentro. Inter 0 Milan 2, clamoroso quello che sta accadendo. E allora andiamo velocemente a prendere un tè nell'intervallo e a rimetterci dritti, perché non è questa l'Inter che siamo abituati a vedere e che ci aspettavamo di vedere in questo derby. Il Milan con merito va ai box sopra di due, i gol di Rebic e Ibrahimovic, e pausa per noi. Forza ragazzi! Nuovamente collegati con il Meazza, pronti per il secondo tempo di Inter Milan, 2-0 per i rossoneri dopo i primi 45 minuti di gioco, per i gol di Rebic al 40esimo e di Ibrahimovic al 46esimo, diciamo due regali della nostra squadra nella gestione di una partita non giocata bene, un primo tempo non come quelli che siamo abituati a vedere giocati dai ragazzi di Conte, ma il Milan aveva fatto bene nel non farci giocare, qualcosina in fase offensiva, poi due leggerezze, due incertezze che ci hanno portato sotto per due reti. Si dà la carica anche quelli che non hanno giocato, stanno dando la carica a chi è in campo, e allora pronti per i secondi 45 minuti senza novità negli schieramenti, quindi Padelli tra i pali, Godin, De Vrij e Skriniar, i tre difensori, Candreva, Vessino, Brozovic, Barella e Young, la linea mediana con Lukaku e Sanchez in attacco. Uno sguardo alla panchina dove ci sono Handanovic e Stankovic. Moses, Sensi, Ranocchia, Asamoah, Borca Valero, Eriksen, Esposito, Agumé, D'Ambrosio e Biraghi. Il Milan riparte con il 4-2-3-1, 4-4-1-1, fate voi, del primo tempo. Inizia intanto la ripresa con Donnarumma fra i pali, Conti, Chiaia, Romagnoli e Teo Hernandez, quattro la difesa, Castiglieco e Rebic i due esterni, che si è Benasser i due mediani, Cialanoglu a supporto di Ibrahimovic, la panca per Pioli con i portieri Begovic e Donnarumma, poi Calabria, Bonaventura, Leao, Biglia, Laxalt, Musacchio, Paquetà, Gabbia e Selemaker. Intanto si riparte con una rimessa in gioco in favore del Milan, mentre la regia indugia su Samir Handanovic. Poi incerta l'uscita di Padelli in occasione del gol di Rebic. Castiglieco attacca il Milan, prova ad andare all'uno contro uno chiuso, palla fuori per Kessié, giro palla orizzontale su Bennacer che allarga per Teo Hernandez, palla al limite per Cialanoglu, Bennacer cercano di andare, il cross con Rebic, la testa di Skriniar che mette fuori Sanchez, è in vantaggio Conti, Castiglieco, palla all'indietro per Chiaer, Milan che sembra padrone del campo anche in questo avvio di ripresa, Bennacer che sì, sopra per due reti a zero, attaccano, tengono palla, che sì, Bennacer, pallone per Teo Hernandez, Vessino lo contrasta irregolarmente secondo Maresca, reclama Brozovic, è capitano quindi può andare a parlare, vediamo, infatti gli prende, c'è l'ammonizione per Vessino per proteste al secondo minuto della ripresa, primo ammonito della gara, una partita tutto sommato molto corretta che non ha offerto spunti particolari. Rimane ancora a terra il difensore rossonero, essere caduto male, mentre si vanno a scaldare Moses, Eriksen e Esposito. Eriksen, Esposito e Moses in warm up mandati da Antonio Conte, mentre non si scalda, no, ci sono anche
3 del Milan c'è Paquetà, che riusciamo a distinguere dalla nostra postazione. Poi mi sembra Calabria è un terzo che non riesco a distinguere. Devono intervenire i sanitari rossoneri, mentre la regia ci ripropone un po' di espressioni del primo tempo. Allora, tutto pronto per riprenderlo sto gioco con Teo Hernandez, che lascia zoppicando il campo e ha preso una stecca sul retto femorale. Bennacer cerca di passare Rebic, che vince l'uno contro uno con Candreva, non con Brozovic, che gli recupera il pallone. Poi Godin rilancia, ma sui piedi di un rossonero. Bennacer, e ripartono, che sì, pronto a rientrare Teo Hernandez, che chiede il via libera a Maresca, che gli dà il via libera in questo momento, quando la palla non è lì in quella zona. Donnarumma calcio a lungo cercando Çalhanoğlu, il colpo di testa di Godin, poi c'è un fallo su Barella. Brozovic attaccato da Çalhanoğlu, Ashley Young, palla lunga per Lukaku, che prova a mettere in profondità per Sanchez, la testa di Romagnoli. Barella recupera questo pallone, due su di lui, lo mettono giù, c'è lo sgambetto di che sì, dice di no all'arbitro, e allora palla per Ibrahimovic, che protegge per Castiglieco. Ancora Ibrahimovic, si va a scaldare anche D'Ambrosio, porta spasso e rallenta il ritmo Ibra. Palla per Romagnoli, Castiglieco, palla dentro imprecisa con Padelli, con le mani subito lungo. Ecco la dirigenza nerazzurra con le spalle Paolo Bonolis, anche c'è anche Amadeus, trionfatore del Sanremo. Palla dentro per Sanchez, posizione regolare, lo attacca Conti, deve inventare qualcosa, tiene il pallone, lo giostra orizzontalmente su Brozovic, dentro ancora per Sanchez, bello il giro palla lungo per Candreva, può attaccare dalla destra, il suo tiro cross, la deviazione dalla Roma. Che sfortuna su quella palla vagante, poi si prende un calcione in faccia Skriniar da Ibrahimovic, l'arbitro fa giocare, teniamo palla noi con Brozzo, dai ragazzi, mettiamoli lì, facciamolo 1-2, il resto viene da sé. Attenzione, Candreva, punta, viene dentro, carica a sinistro, Murato, arriva il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, Brozzo, 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 facciamolo, e la partita poi va da sola, anche il Toro applaude in tribuna. Il tiro rimpallato, arriva in corsa in volée Marcelo Brozovic, e al minuto 6 è 1-2. E adesso prendiamo coraggio e prendiamoci la partita in mano. Brozzo che imposta Candreva, vedete che va al tiro, il rimpallo, lui fa un gran colpo di collo pieno di sinistro, non ci arriva Donnarumma, e la palla va in buca per il gol dell'1-2. Dai ragazzi, si accende anche il tifo nerazzurro. 1-2, forza. E allora adesso bisogna sfruttare l'entusiasmo che ti dà il gol che riapre il match. Padelli, calcio lungo, Bennacer, poi Brozzo, un rimpallo che sì, ancora buono Brozzo, servito, l'apertura per Cora di Roma, vai, palla per Lukaku, protegge, uno contro uno con Romagnoli, lo punta, cerca il cross, chiuso dal numero 13 rossonero, rimessa per noi con Candreva. Gran gol di Brozovic, finalmente si è visto un gol bello in questo derby. Godin avanza, palla al limite, attenzione, Sanchez, è buona, il tiro, è gol, 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 il Vecchio, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, andiamo a vincerla, in un minuto, ribaltato lo svantaggio di due gol, e Lukaku dice, tutti su, il gol del Vecchio, 2-2, bellissima l'azione, il taglio dentro,
protestano i giocatori del Milan. Rivediamo Aia, Sanchez, Vecino sotto investigazione per fuorigioco possibile di Sanchez, da rivedere. Stanno guardando al VAR. Sanchez recupera e regala a Vecino la palla del vediamo, stanno aspettando la posizione di Sanchez. Vediamo se è da vedere o no, se è il 2-2 o se viene annullato. Posizione di Sanchez dubbia. No, è buono, è buono, è buono, è buono, è buono, è buono. E allora fammelo rivedere, Galli, fammelo rivedere. Il gol, la posizione regolare di Sanchez, partito sul filo del fuorigioco. Dai ragazzi, 2-2, rimessa dritta la partita. Brozzo, attaccato, resiste all'intervento irregolare, Inter, ovviamente è diventato una bolgia al Meazza. Godin, palla esterna per Candreva, reclama il cambio lungo per Ashley, difficile, un rimpallo, buona per noi, dai ragazzi, dai ragazzi! Ashley con le mani, Skriniar, palla dentro. Buono, attenzione, il cross di Vecino, palla viva con Donnarumma che la fa sua e appoggia a Benasser che imposta. Franco Algerino batte lungo per Castiglieco, non siamo messi bene. Skriniar si mette davanti, no, fallo, no, ma dove? Ammonizione a Barella per proteste e ammonizione a Skriniar. E allora vanno a protestare con l'assistente. Andatelo a rivedere, doppia ammonizione al minuto 10. Non ha fatto niente, non ha fatto niente. Brozzo manda via tutti. Da rivedere questa situazione, vediamo. No. Si mette davanti, poi una volta che ha preso il campo lo spintona via. L'arbitro va a dire qualcosa anche alla panchina nostra e va ad ammonire chi? Espulso chi? Chi? Chi è che è espulso? Vanoli. Espulso Vanoli. Stellini? Stellini, Stellini. Espulso Stellini per aver detto qualche parola importante e il quarto uomo lì ha riferito. Adesso c'è un calcio di punizione per il Milan che approfitta di questo momento che ha consentito alla propria retroguardia di tirare un po' il fiato in un momento di altissima pressione da parte dei nostri. Rivediamo questa irregolarità un po' forzosa, la scelta di Maresca, tant'è. Calcio di punizione con Çalhanoğlu pronto a battere. Concentrazione alta ragazzi, adesso basta errore, andiamo a vincere lo sto derby, andiamo a prenderci ciò che è nostro. Çalhanoğlu pronto a battere, palla fuori, il movimento di Ibrahimovic con Ashley che intuisce, poi non tutti là lasciandolo solo. Çalhanoğlu pronto ancora al cross, palla dentro, secondo palo, Godin, Padelli la va a prendere in due tempi subendo anche irregolarità da parte di Teo Hernandez che rimane dolorante a terra. Eccolo qua il contatto tra difensore e portiere. E beh, si è preso una tramvata, rivediamo, eccola qua, veramente millimetrico la gamba di Conti che tiene dentro il Nino. Qua c'è un fallo di Kessié su Barella. Barella che va a 8 cartellini giallo con questa munizione, Skriniar che va in diffida invece, arrivando al quarto cartellino giallo, quanto mai gratis questo. Bello il movimento di Vecino, secondo gol stagionale per il Vecio. Skriniar, De Vrij, Godin, si abbassa Candreva, la mette lunga cercando
male Lukaku, intercetta Bennacer, allarga le braccia Conte, non contento di questa manovra, che sì, avanza l'appoggio esterno per Conti, su cui va in pressione, in disturbo Sanchez. Recuperiamo con Barella, Sanchez vince l'uno contro uno, buono movimento, poi tocca l'indietro per Skriniar sul disturbo di Castiglieco, palla per Padelli, Padelli allarga per Godin, attaccato, la butta via sul pressing di Rebic, si innervosisce Conte, l'errore di Bennacer, imposta Vecino che scambia con Romelu, spintonato a terra, dammi il giallo anche là, e va a protestare Brozovic chiedendo una ammonizione per Teo Hernandez. E allora calcio di punizione per noi, con Maresca che va a prendere posizione là, delimitando il punto di battuta. Vecino che dice a Brozo: oh, sto andando là. Sì, è spalla, però hai allargato il braccio e l'hai rusato via. Guarda, boom. Allora, calcio di punizione, sfruttiamolo bene questo calcio di punizione, con Conte che sta agitandosi in panca. Palla al limite, Barella, pallone dentro, Sanchez quasi riesce a rimetterla in mezzo. Attenzione che c'è un po' di fermento in panchina nerazzurra, con Oriali che ha il suo bel da fare a tenere a bada tutti quelli che sono alle sue spalle piuttosto infervorati. Donnarumma pronto a rilanciare, vuole giocare quel pallone, l'Inter tiene un pressing alto, allora batte lungo in zona Ibrahimovic. Il duello irregolare su De Vrij fa giocare l'arbitro. Grande chiusura di Skriniar che protesta con Maresca. Conti recupera il Milan, riparte. Un derby che ha avuto i due minuti dei lampi da una parte e dall'altra. Sanchez che recupera palla, Vecino scappa, Candreva sulla destra, può andare dentro, pericolo, attenzione, ma non tirare, tenta il tiro, la posizione difficile, c'era dei buoni inserimenti di Vecino, di Sanchez e anche Barella che aveva accompagnato la manovra. Dirigenza che va, dopo aver mostrato il gota nerazzurro, fa vedere i dirigenti rossoneri. Giro palla lungo di Teo Hernandez per andare a destra da Andrea Conti, che imposta tramite Simon Kjaer. Pallone che Bennacer porta avanti, inseguito da Sanchez, allargando per il francese Hernandez, o Hernandez dovremmo chiamarlo così. C'è Caldaiva con Çalhanoğlu, usciamo con un buon anticipo di Godin. Barella prova l'azione individuale, inseguito da Kessié che lo butta giù. Ammonizione per il numero 79 del Milan. Partita che nel secondo tempo si è accesa con l'1-2 firmato Brozovic, Vecino, che in un minuto hanno rimesso a posto le cose così come dovevano essere. Allora Skriniar, buona per il Vecio, dentro per Lukaku, dai Romelu aspettiamo anche il tuo timbro, Candreva, non si intende qua, allora Romagnoli esce pulito, Teo Hernandez parte in dribbling, scappa Rebic, ma la palla del francese viene portata in zona Ibrahimovic che allarga sulla destra per Castiglieco, sovrapposizione di Conti, lo spagnolo avanza, Conti sovrappone, viene per linee interne, cerca la palla dentro cercando Ibrahimovic, esce, c'è contatto tra Ibrahimovic e Padelli che era uscito a pugni, dice non ho fatto niente, vediamo. Ovviamente l'impatto è poi tra Godin e Padelli e non con Ibrahimovic, che però era andato in maniera un po' vivace a saltare cercando anche di indurre all'impatto fra difensore e portiere. Skriniar, De Vrij, Godin, avanza l'uruguaiano, palla lunga a cercare Lukaku in corsia, finalmente un bel pallone, può impostare l'uno contro uno con Romagnoli, lo punta, non lo salta, la palla in out, il tocco finale è del nostro centravanti.
con calma Teo Hernandez, perché il Milan ovviamente in questo momento ha attenzione ad abbassare il ritmo del match. Ibrahimovic troppo alto, De Vrij, Skriniar, pallone in avanti, Bennacer, azione confusa con Vecino che la recupera, prova ad andare, perde, anzi Godin perde l'attimo, allora c'è un cambio lungo a cercare Castiglieco che non controlla questo pallone, con Pioli che si arrabbia con i suoi chiedendo maggior pulizia nelle giocate, e allora via Stellini e Vanoli che deve andare a correre a dare indicazioni ai cambi in arrivo in casa Inter. Vediamo chi sarà il destinatario del messaggio. Tanto Padelli gioca il pallone, pronto Victor Moses, sarà lui il primo cambio. Palla lunga a cercare Sanchez, troppo, recupera Donnarumma, Conti e riparte. Conte invita a stare corti, a cercare di chiudere Çalhanoğlu, Castiglieco, palla ancora per Çalhanoğlu con Barella, bravo ad anticipare, poi profondità per Sanchez, fallo, dice di no Maresca, e allora Conti, Chiaer, pallone per Bennacer, palla là in mezzo il franco algerino allargando per Conti, ancora Bennacer, molto criticato, ma dopo una buona stagione Empoli sta cercando di trovare modo di inserirsi in una squadra di maggior profilo. Palla in avanti per Rebic, il cui controllo è sporco, la rimessa è per noi, la rimessa affidata a Candreva. Maresca lo invita a non andare oltre la linea di metà campo, lui va avanti, ancora un po' che vai avanti ti fa il cambio, attenzione, palla per Lukaku, tanto fanno che alla fine perdiamo palla, recuperiamo con Godin, Barella protegge e appoggia su Skriniar, allargati Ashley, dice Conte, e allora Ashley, Skriniar, palla dentro a cercare Lukaku, non arriva, era buona l'idea ma non sono arrivati in tempo utile né lui né il Nino, e allora con le mani su Bennacer che si abbassa sempre ad impostare, a libertà di manovra perché non ha come Brozovic Çalhanoğlu sul tallone, palla lunga, proprio Brozo che intercetta Barella, non riusciamo a pulirla questa palla, e allora che sì, palla sul raddoppio di Sanchez, Conti la mette lunga per Ibrahimovic che si abbassa, apre sulla corsa di Teo Hernandez, avanza sulla sinistra, palla fuori ancora per Ibrahimovic che prova ad andare, lo chiude Vecino, palla recuperata da Kessi, Conti, adesso Milan ha ripreso ad attaccare, palla dentro, dobbiamo attaccarli noi, la dimostrazione la si è avuta quando li abbiamo attaccati, li abbiamo messi in difficoltà, e allora ripartiamo con Brozo che si allunga troppo il pallone, però vince il duello, poi un rimpallo favorisce il recupero di Ante Rebic, palla al limite, Çalhanoğlu parte con un doppio dribbling e poi l'arbitro ferma tutto per un fallo a favore del Milan dopo che ci sono morti e feriti a terra. De Vrij è franato qualcuno addosso, rivediamola qua l'azione, va a sbattere, e dov'è il fallo? Dov'è il fallo? Boh. Punizione a favore del Milan che può andare a battere con Ibrahimovic da lì. Vediamo che intenzioni ha il numero 21 rossonero. Vuole battere lui questo calcio di punizione. Çalhanoğlu viene convinto con le buone ad andarsene con Ibra che da lì cerca l'angolo alto e da lì la posizione centrale può calciare sia a destra che a sinistra. Vediamo, calcerà di piatto un pallone di collo interno, parte il tiro, fuori, da fermo praticamente, quasi aveva cercato l'angolo alla sinistra di Padelli, palla che aggira la barriera ma non prende giro a sufficienza e quindi si può ripartire con la rimessa di Padellao. Gesto di Ibrahimovic che batte lungo in questo caso, Lukaku di testa la spizza, Sanchez va all'uno contro uno con Chiaer recuperando un buon pallone, Barella, Brozo, ancora Barella, prova ad andare dentro, un rimpallo,
cerca di vincere il duello con Conti, che riesce ad avere la meglio innescando Castiglieco, poi Benasser, Çalhanoğlu, escono con un buon palleggio e ripartono con Teo Hernandez. È uscito bene il Milan da quella situazione, palla al limite per Rebic, carica al destro, al sinistro, una finta, il tiro, mamma mia, per fortuna murato, poi fallo di Kessié su Brozovic. Sì, è già ammonito, fammi una bella protesta che mi lascia in 10. Fa un numero Rebic e poi per fortuna sul suo tiro con la porta spalancata davanti c'è una chiusura. Tanto doppio cambio in arrivo in casa Inter, dentro Eriksen e Moses, vedremo chi saranno a lasciare il campo. Skriniar, troppo alta per Lukaku, Vecino cerca ancora in avanti il pallone che Candreva lascia terminare in out per una rimessa che sarà battuta all'indietro verso Godin. Parte con un dribbling Godin, attaccato da Rebic, palla per Candreva. Candreva cerca Lukaku, intercetta Kessié, palla che non rimane viva, la rimessa con le mani a favore dei nostri con Candreva che la dà all'indietro per Godin, orizzontale, il giro palla su Skriniar, 24 sul cronometro, 2-2 sul tabellone, palla esterna per Ashley, Barella in movimento, poi bello il pallone per Brozzo che guadagna campo, la mette dentro per Vecino, un rimpallo, Lukaku tenta il tiro, la palla sfiora, c'è una deviazione in calcio d'angolo, Inter vicino al gol, c'erano più opzioni per Lukaku ma una gran palla dentro, il suo tiro, c'è il piede di Simon Kjaer che mette in corner prima della ripresa, dai ragazzi, parte la traiettoria, dentro l'area, colpo di testa, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, tac 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 tac, il gol di Stefan De Vrij, il gol del 3-2, il gol del 3-2, il gol del 3-2, al 25esimo, il colpo di testa di De Vrij, palla dentro per il gol del 3-2, niente da fare per Donnarumma, palla all'incrocio, tac 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 tac, e festa grande per i 70.000 del Meazza, gli altri sono quelli della curva, eccolo qua il colpo di testa in tuffo, brucia Çalhanoğlu e la mette proprio all'incrocio, grandissimo colpo di testa, anzi Romagnoli, è Romagnoli che viene bruciato ed ecco il cambio, dentro Eriksen e fuori Sanchez, questo è il cambio che fa immediatamente Conte al minuto 26, dentro il principe di Danimarca, fuori il Nino Sanchez che ha fatto un'ottima performance, un secondo tempo di vivacità, di ritmo, lascia il campo un po' amareggiato perché poi nessuno vuole uscire in questi momenti. Applaude Sanchez, Conte lo va a abbracciare, ovviamente c'è l'amarezza in Sanchez per dover lasciare nel momento più bello il terreno di gioco, dentro Eriksen che si va a posizionare accanto a Lukaku, dietro a Lukaku in un 3-5-1-1. Kjaer, Conti, adesso siamo sopra noi, Conti all'indietro, lo stadio è una bolgia, saltano tutti, Romagnoli, palla per Kjaer, adesso sigilliamolo sto match, fallo di Ibrahimovic su Godin, e qua sono due esperti, gioca chi ha più mestiere, in questo caso Ibra spinge, Godin accetta il gioco con l'avversario guadagnandone il beneficio del calcio di punizione, calcio di punizione che battiamo con l'autore del gol del 3-2, Stefan De Vrij. Skriniar, bello questo pallone lungo per Candreva, Vecino porta via l'uomo, Candreva cambia il gioco,
prova perlomeno a cambiare il gioco, poi Brozo, Skriniar, ripartiamo con Ashley tutti soli sulla destra, ma non riusciamo a fare questo giro palla. Allora Eriksen, lui deve muoversi lì in mezzo adesso. Barella, l'apertura per questo buon pallone per Vesino. Eriksen controlla, allarga per Candreva, Candreva ancora per Eriksen, ancora per Candreva, colpo di tacco, Eriksen va l'uno contro uno con Bennacer che lo mura, adesso deve venire fuori, un doppio rimpallo favorisce la rimessa a nostro favore, dai ragazzi. Candreva dalla linea laterale, dalla dentro gli dicono, palla per Vesino, crossa, Lukaku protegge, gliela tocca via Chiaer, scivola che sì, ma riesce a servire Çalhanoğlu. Adesso Milan deve provare a ripartire, vediamo Pioli che cosa vuole inventare in termini di cambi per dare maggiore incisività alla manovra offensiva dei suoi. Qua Castiglieco fuori tempo, favorisce una transizione di Barella che potrebbe andare, chiama la palla Eriksen, non si intendono Barella e il danese, allora ripartono loro con Theo Hernandez. Rebic dice portala su quella palla, arriva ai 25 metri, cerca il croato, c'è De Vrij che esce, palla al piede, poi Eriksen allarga per Barella, Candreva scappa via tutto solo. Vogliamo, dobbiamo approfittare di queste uscite a campo aperto di per andare a fare il quarto gol e chiuderlo il match. Questo è quello che sta rimproverando Conte per una palla giocata lenta quando sulla destra avevamo delle super strade. Lukaku cerca la sponda su Eriksen, accorcia Bennacer che recupera Romagnoli e riparte il Milan con Bennacer, il playmaker dei rossoneri. Palla lunga a cercare Ibra, Skriniar, poi il controllo di Barella che resiste all'irregolarità di Çalhanoğlu. Padelli calcia male questo pallone in una zona dove non ci sono nerazzurri, recupera Conti, mezz'ora con l'Inter sopra per 3-2 dopo che aveva chiuso il primo tempo sotto per 2-0. Palla per Conti, Çalhanoğlu, ancora Conti, che sì, palla in profondità per Castiglieco, lo chiude Skriniar in out, rimessa per il Milan con Andrea Conti che se ne incarica. Tre giocatori del Milan al warm up, il solo D'Ambrosio in casa Inter. Conti per Castiglieco, Castiglieco la butta nel mucchio dove arriva Vesino ad allontanare, poi Bennacer un po' lezioso, perde palla e la recuperano però ancora loro con Castiglieco e Conti, poi il numero di Castiglieco che non riesce su Brozovic, palla in out, rimessa in favore degli ospiti. Mezz'ora di gioco nel corso della ripresa, superata in questo momento, che sì, entra in area, attenzione, cerca di andare, lo chiude Barella, poi Ashley Young rilancia su Lukaku che protegge questo pallone che Chiaer mette in out, costretto dal gigante a fare straordinari per resistere a questa giocata. Intanto Conte continua a dare indicazioni, la rimessa di Ashley all'indietro per Skriniar, Skriniar per Eriksen, ancora Skriniar, gioca su Barella, Ashley all'indietro, palla un po' lenta, Skriniar, Brozzo, murato, palla in out, rimessa per noi, ma attenzione che quando ci pressano possono metterci in difficoltà. Ashley Young con la rimessa in gioco su Lukaku, protegge il pallone, lo difende, c'è il raddoppio di Bennacer, ancora Lukaku che vince di muscolo, poi Eriksen sbaglia l'appoggio per Candreva, gliela mette indietro, quindi perdiamo l'efficacia della transizione veloce. Brozzo, bel palleggio sullo stretto con Vesino, la palla per Candreva, reclama Lukaku a centro area, non arriva, però aggancia Eriksen, palla al limite, la mette fuori per Brozzo, può caricare in sinistro il suo tiro, smorzato da un difensore, diventa un boccone dolce per Donnarumma al minuto 32. Con le mani Conti all'indietro per Donnarumma, attacchiamolo che è piedi di marmo, palla larga per Romagnoli, altro cambio in arrivo in casa Inter, sta per entrare Victor Moses, la freccia,
palla all'indietro per Chiaer. Conti, tutto fermo in casa Milan sui cambi. La panchina, no, c'è un cambio in arrivo, sta per entrare Leao. Probabilmente uscirà un centrocampista, non penso Cialanoglu. Palla di Romagnoli per Teo Hernandez, che sì, che si appoggia all'indietro su Simon Chiaer. Conti avanza, palla esterna per Castiglieco, si ferma, lascia Young su di lui, lo punta, scambia con Conti, all'indietro ancora per Bennacer che rischia qualcosa, viene fuori abbastanza bene in palleggio, poi Barella mette un buon pallone per Eriksen, scatta il contropiede, Eriksen, attenzione che va, attenzione che va, c'è un fallaccio di Conti, amarilla per il numero 12 che era diffidato, salterà il prossimo match, ma chi se ne frega, perché qua ha stoppato un'azione che Eriksen stava aspettando l'arrivo di Candreva per mettergli un buon pallone. Da loro fuori Castiglieco e dentro Leao, e in casa Inter dentro Moses, forse per Candreva, vediamo, ci sta che praticamente dovrebbe essere questo il cambio, e così è, infatti fuori Candreva e dentro Moses al minuto 34. Candreva lascia il campo salutando i tifosi che lo stanno applaudendo, e allora via libera per Victor Moses. Eccolo qua, cuore di Roma che lascia il terreno di gioco mentre abbiamo un calcio di punizione a favore. Tutto è pronto per la battuta, vediamo. Da lì Eriksen potrebbe cercare il tiro verso la porta per trovare poi magari una spizzata, vediamo cosa inventa da quella posizione. Parte Eriksen, la punizione, il tiro, la traversa, a portiere battuto, la traversa, gli aveva messo un pallone dentro l'incrocio, gli aveva messo un pallone dentro l'incrocio. Clamorosa la punizione con cui Eriksen, guardate dove la va a carezzare, là nell'incrocio dei pali, e si salva, e si salva veramente, incredibile occasione da gol con questo calcio di punizione dalla distanza. Cambio dentro Paquetà per Kessi, altro cambio per Pioli che adesso cerca di mettere forze fresche per trovare la via per riprendersi il match, ma l'Inter ha avuto poco fa l'occasione del quarto gol, tanto bravo Godin su Leao. Moses subito in avanti per Lukaku, anticipato, c'è il colpo di testa di Ibrahimovic con Skriniar che la rilancia, colpo di testa poi di Conti, palla larga per Teo Hernandez che la mette giù, anzi era Rebic attaccato, ah, era Hernandez, la rimessa per noi, dai ragazzi, 36 sul cronometro, palla per Lukaku, la sponda vicino Eriksen, allarga per il tentativo di Barella infruttuoso, Rebic da questa parte prova ad andare con Ashley Young che vince il duello, commette poi fallo Rebic, adesso c'è lui di qua, Leao dall'altra parte con Ibra in mezzo, Paquetà fa l'interno insieme a Bennacer e Cialanoglu. Una sorta di 4-3-3 a questo punto. Tanto si è rotto un fischietto, cosa è successo? Rivediamo la punizione con Candreva che lì dice mamma mia. Calcio di punizione a nostro favore con Eriksen che è pronto a battere, vediamo. Scambia corto con Brozovic, Eriksen, Skriniar, Eriksen, ancora per Skriniar, calma dice Conte, palla dentro per Barella, palla che gli rimane un po' incollata, poi Eriksen, Brozovic, buona l'apertura, attenzione, movimento di Lukaku, apertura esterna per Ashley, cerca di andare, tocca ancora all'indietro per Brozo,
Eriksen, lo attaccano, Ciro palla su Godin, lo sceriffo può avanzare con il Vecchio accanto a lui, cerca il cambio lungo per Ashley Young, lo anticipa Rebic che gli porta via il pallone, adesso prova a ripartire ma è chiuso e allora c'è un buon intervento di Barella che è un po' precipitoso e mette la palla in out. Lui, la rimessa per il Milan con Conte che invita tutti ad accorciare, a stare dentro, a chiuderli lì, a non farli venire fuori. 38, 7, una decina di minuti da giocare. Conti con le mani, ancora lunga ragazzi. 3-2 per noi. Rebic, Conti, murato da Barella. Palla in out, nuova rimessa con le mani dallo stesso punto di prima. Nuovo cambio in arrivo in casa Milan, dentro Bonaventura. Potrebbe uscire Çalhanoğlu. Così è infatti il cambio. Fuori il numero 10, no, il numero 18. Fuori Rebic e dentro Bonaventura. E ora vediamo come si dispongono adesso con Paquetà che viene forse largo qua da questa parte. Palla rimessa in gioco, Romagnoli attaccato, la butta via, Paquetà di testa, De Vrij che recupera questo pallone, lo rilancia nella zona di Lukaku, c'è un fallo su di lui di Chiaer, fa giocare poi Leao, il colpo di testa con Barella che la tocca bene con la punta, Ashley Young ancora per Barella, ancora Ashley, palla ancora per Barella, attaccato, perde il pallone sull'intervento di un avversario, poi Bennacer balla bene là in mezzo, Bonaventura, poi c'è un bel contrasto con Vecino, Barella, Eriksen recupera un buon pallone, ancora Barella che lo porta su, chiama la palla in profondità Lukaku, eccolo servito, il colpo di tacco per Eriksen, non si intendono, c'era un fuorigioco di Romelu, punizione per il Milan, da ripetere. Ora buona, 40, 5 più recupero, Conti, Chiaer, 3-2 Inter, dai ragazzi, Romagnoli, pallone all'indietro, ancora Romagnoli, giro palla su Andrea Conti, palla esterna per Paquetà, attaccato da Ashley Young, adesso c'è Paquetà qua a destra, Leao si muove un po' a tutto campo come seconda punta con Bonaventura in posizione centrale, poi si allarga Bonaventura pronto a ricevere da Bennacer, Çalhanoğlu è rimasto in campo, sono usciti Kessi, Castiglieco e Rebic in casa Milan, Bennacer, palla larga, cerca di andare Bonaventura, il velo, Leao carica al destro, poi allarga per Conti, non ci facciamo chiudere ragazzi, Conti prova a guadagnare il fondo, il cross al centro, il colpo di testa ad allontanare, poi Barella, il controllo di Lukaku che ha una grande giocata e poi prova ad andarsene di potenza su Chiaer che subisce il fallo del belga che non si capacita di questa decisione e Çalhanoğlu fa ripartire il Milan. Paquetà, palla orizzontale, sporca, Bonaventura protegge dal disturbo del Vecchio, Bonaventura gestisce questo pallone, lo allarga per Conti, Conti per Bonaventura, Barella su di lui, cerca di andare, palla al limite per Leao, attenzione, carica a sinistro, murato, palla che sta andando in calcio d'angolo, si accontenta del corner Theo Hernandez, corner numero 6, primo della ripresa per il Milan con Bonaventura che lo va a battere con palla a entrare con il destro, Theo Hernandez è un mancino, concentrazione ragazzi, 41 e 30, 3 e mezzo più il recupero, dai ragazzi, 3 a 2 Inter, la rincorsa di Bonaventura, palla bassa, la testa di Brozzo che mette fuori, recupera Bennacer con Eriksen che va ad attaccarlo, Bennacer lo salta, arriva al limite dell'area, palla al centro, cercare Ibrahimovic, troppo alta, recupera Paquetà all'altezza della bandierina, pronto ancora al cross, uno contro uno con Barella, cerca di andare, palla dentro, la testa di Ashley che allontana, Bennacer con il petto la mette giù, attaccato da Eriksen, palla larga per Paquetà, ancora Barella che lo contrasta, il cross dentro la di rigore, Padellao, calma, 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 intanto rivediamo questo contatto in area tra Ibrahimovic e Skriniar riproposto dalla regia, Padelli calcia lungo nella zona in cui
Lukaku è in vantaggio su di lui, Conti. Lukaku ci prova, ma Conti è in vantaggio, appoggia all'indietro, perdona Roma, Romagnoli, riparte l'azione del Milan, dai ragazzi, resistere, palla larga, Teo Hernandez, Leao, Hernandez attaccato da Vecino, pallone esterno per Conti, la butta verso il centro dell'area per Ibrahimovic, il colpo di testa dello svedese, poi Vecino che allontana un pallone, Benasser un po' in difficoltà, scappa via veloce Barella, attenzione Barella, entra in area Barella, il tiro, no, mettilo in mezzo, c'era Eriksen solo, sbaglia il gol del 4-2 Barella, solo contro Donnarumma, clamoroso. Al 43esimo con Eriksen solo, se la tocca di esterno, lo segno anch'io da qua, riparte il Milan, avanzano, pericolo, teniamo su questa azione, mi raccomando, Buonaventura prova ad andare, attenzione, gioco di gambe, il cross, bravo Ashley Nomura, c'è un fallo di mano di Buonaventura, dice di no, no, dice di no Maresca, ancora Buonaventura, teniamo su questa azione, palla fuori, Çalhanoğlu, palla al limite per Teo Hernandez, il francese attaccato da Victor Moses, allarga per Leao, esce su di lui Godin, palla profonda per Paquetà, il cross, secondo palo, Ibra, il palo, teniamo duro su questa azione, tanto si prende una tramvata contro il palo, Skriniar e devono correre per soccorrerlo, ma Ibrahimovic vicino al gol del pareggio con un colpo di testa e la palla che si stampa sul palo al 44esimo, andiamo a rivederla l'azione, il colpo di testa e va e salta più commettendo fallo, però questo era fallo, era fallo, era fallo, questo era fallo su Skriniar, gli mette la mano sopra, Skriniar che si può rialzare, ma per fortuna la palla si è stampata sul palo alla sinistra di Padelli, con Conte che sta invitando tutto lo stadio a fare il tifo. E allora palla saltata, era una palla nostra, Eriksen, Ashley all'indietro per Brozzo, la butta lunga nella zona dove non c'è nessuno, vuole rientrare Skriniar, vai, gli dice Junior, Romagnoli scatta il recupero, 4 di recupero, scattato il 90esimo, dai ragazzi, Benasser, palla per Conti, all'indietro scambiano Benasser con un giro palla orizzontale, recupera questa palla Çalhanoğlu che l'appoggia lateralmente per Romagnoli, avanza il numero 13, scambia con Leao, Leao tenta il numero, salta Vecino, arriva al limite dell'area, intercetta Victor Moses che prova a innescare immediatamente Lukaku che subisce un fallo, l'arbitro fa giocare la palla buona, Barella, attenzione, attenzione a fuorigioco ragazzi, come sono là, Lukaku è buona, può andare al cross, Murato, Donnarumma, fuorigioco, ferma tutto, l'arbitro dà il vantaggio e ripartono loro, attenzione, sbilanciamento, avanzano con Teo Hernandez, palla al limite per Çalhanoğlu, c'è Caldaia, vai con Ibrahimovic, palla fuori per Buonaventura che allarga per Conti, pronto il cross, la schiena di Ashley, dov'è la palla? È lì, la recupera ancora Conti, all'indietro per Benasser, Benasser cerca e trova la collaborazione esterna di Leao, Leao cerca di andare al cross chiuso, allora palla fuori, Paquetà, Buonaventura, chiudiamo, bene 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 bene, e ripartiamo in contropiede con Lukaku, la sponda è buona per il Vecio che se ne può andare, reclama palla, arriva Brozovic, Brozovic fa allargare, attenzione uomo che arriva, attenzione uomo che arriva, rallenta Brozo e la palla va a larga per il Vecio, Lukaku dice ma ero solo, se me la davi, allora fai gol adesso Romelu, con Vecino che tiene palla, tre intorno a lui, cerca di guadagnarsi un calcio d'angolo,
Ah, mette una bella palla per Victor Moses, che può andare al cross. Il colpo di destra, Lukaku! A gol! A gol! Lukaku! E sono quattro! Pokerone nerazzurro! Lukaku! 4-2! 4-2! Che Inter, ragazzi! Ci mancava il timbro, il Toro dice olè! Anche il briscolo accanto a lui! Bacia la bandierina! Ti prendi la munizione, Romelu! Si è tolto la bandierina, l'ha messa là sopra ed è festa grande in tribuna! 4-2 Inter! Milano siamo noi! Il derby è nostro! Gli abbiamo lasciato un tempo per farli divertire, poi monologo nerazzurro pronto ad entrare Piraghi. Vediamo se esce Ashley. Il colpo di testa di Lukaku che si prende l'ovvia ammonizione. Va bene, dice, chi se ne frega. Fuori Ashley Young, dentro Piraghi. Entra anche lui nel tabellino. Ma che festa al Meazza, amici nerazzurri. Un Inter che nel primo tempo non c'era, ma che nella ripresa ha messo sotto in maniera netta la formazione di Pioli. 4 gol a casa, come si dice. Inter 4, Milan 2. I gol tutti nella ripresa: Brozovic, Vecino, De Vrij, Lukaku! 4-2, adesso Maresca che ci ha diretto 3 volte, questa è la quarta con 4 vittorie su 4. Vogliamo sempre Maresca se ci porta bene. Non è finita ancora, attenzione. Noi abbiamo fatto 2 gol in un minuto. Qua c'è ancora qualche secondo da giocare. Maresca guarda il cronometro e ci dice qualcosa. Non ci dice niente, c'è il cambio lungo. Palla recuperata dalla nostra difesa con Skriniar. Paquetà porta fuori, c'è un raddoppio. Barella recupera questo pallone con la sfera che va in out. C'è la rimessa, anzi un fallo a nostro favore. La rimessa a nostro favore. Ed è una bolgia eccezionale, il Meazza che si tinge dei colori della nostra città di Milano. È rimessa con le mani, dice Maresca. Tanto rivediamo ancora una volta il gol e l'arbitro dice che il derby è nostro! Inter batte Milan 4-2! Spettacolo al Meazza, il primo tempo con i gol di Rebic e Ibrahimovic e poi nella ripresa Brozzo, Vecino, De Vrij e Lukaku per il gol del 4-2 finale. Inter, e non dimentichiamo una cosa, prima in classifica, raggiunge la Juventus al comando del campionato. E allora è festa grande in mezzo al campo con un mucchio di giocatori nerazzurri festanti, come festante è l'intero stadio Meazza che ha assistito a una partita pazzesca. Primo tempo per il Milan, con merito, poca Inter nella prima frazione, ma nel secondo tempo abbiamo visto i nostri ragazzi che hanno chiuso con un netto poker, un bel 4-0 in 45 minuti.